sentenze che mi vengono in mente sono tante, però penso che una sentenza che possa colpire, fare capire che cosa fa la Corte è una recente di 2 anni fa, del 2016, che ha stabilito il diritto dei genitori di dare al proprio figlio anche il cognome della madre. In questa maniera, superando una regola che la Corte ha ritenuto non compatibile con la Costituzione, per cui l'unico cognome attribuibile al bambino è quello paterno. È chiaro il senso sostanziale di questa decisione, è quello di dare dignità e identità anche alla madre, con la possibilità di dare il suo cognome al figlio. Però questa sentenza mi piace anche perché fa capire intanto che la Corte è un giudice dei diritti e quindi si occupa dell'affermazione dei diritti. In secondo luogo che le sue decisioni cambiano concretamente e da subito le cose, perché dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza era possibile effettuare questa scelta. E in terzo luogo una cosa più sottile che provo a spiegare. In realtà la Corte già nel 2006 aveva detto che non era giusto che il cognome trasmissibile fosse soltanto quello del padre, però non poteva e non voleva sostituirsi al Parlamento. Con questa sentenza la Corte ha scelto una soluzione che non la fa sostituire al Parlamento, che resterà libero di decidere in generale sul modo con il quale scegliere il cognome del bambino, però intanto ha detto se i due genitori sono d'accordo è possibile assegnare anche il nome della madre.